Salve a tutti e bentornati in questo nuovo episodio, nuova serie appena cominciata di Minecraft. Abbiamo appena aperto un server, lo vedrete già un po' avanti perché i primi episodi sono andati persi, come sempre, quindi sono indietro sulla tabella di marcia. Intanto sono qua con Tobia. Ciao Tobi. Non inquadrarmi mai più. Che sta andando ad ampliare il mob grinder che faremo. Quindi ogni tanto guardo lì per vedere quanto ci mette perché ci vuole un po' a salire. Sono 200, mi pare, 230 blocchi di altezza. Sono due stacche qualcosa. Coglioni. lo so, infatti quando hai l'elitra un paio di razzi ci arrivi sopra. Vabbè, quindi oggi andiamo a vedere, senza perdere tempo, direttamente cosa succede. Abbiamo direttamente subito la registrazione, andiamo subito a vedere sperando che funzioni tutto. Allora, clicca anche col foglio. Eccoci qua, siamo arrivati. Allora, questa è la base che ci siamo fatti. Qui abbiamo la farm di polli che adesso provvederò. Non ci arrivo là sopra. C'è la scaletta. Mamma, se beccavi giusto. Ok, a parte che. Ok, allora, vediamo cosa abbiamo. Abbiamo un po' di farm di grano, qua abbiamo le patate che sono da ampliare. Quel coglione di Dov'è la scaletta? è girato. No, aspetta, dove sei arrivato? Ah, questa. Devi mettere la scaletta con i blocchi. Ah, Ti ma metti credo lì? che questa deve essere una torre. Sì. Il Ok, problema è poi bisogna fare una scaletta interna per salire e continuare a fare i materiali sopra. La faccio in terra di solito è più efficace. ho capito. Scusa, ma se io salgo quei blocchi poi per tornare giù mi ammazzo. No, ti lanci giù e cerchi di evitare il blocco, per cui occhio. Grazie, ti serve un piccone. Va bene. Comunque, adesso gira veramente bene, raga. Comunque, ci formiamo 4 panini che potrebbero andare bene. Così abbiamo un po' di scorta di cibo. Poi faremo la farm di rottaie. La farm di. Faremo tutte le farm comunque con calma. Qui abbiamo iniziato a organizzare la stanza del cesso con attrezzi, il cibo e i blocchi da costruzione. Sopra metterò la parte del nether e tutte le relative cose. Poi questa torre sta minchiata qua che ha fatto il nostro compagno, che deve ancora arrivare, che non verrà. Dovrebbe essere la farm, quel coglione ha sprecato 3 opere alla cazzo, perché dovrebbe essere la farm di funghi che non funzionerà mai. Quindi tra poco la demoliremo. Perfetto, senti se mi calco il Tommy è pezzo. precipitato. Ma vado io a riprendere i pezzi, l'ho fatto apposta per non dover scendere di nuovo. Ok. Ciao Tommy! Inseguiamo il Tommy. L'avevo trovato. Ok. Allora facciamo così, andiamo in due che così finiamo prima a fare la prima piattaforma. Sì, è che mi porto via le scale perché sennò ci vogliono 6 anni. Sì, quello è vero. C'hai delle scale? No, bisogna. Abbiamo finito tutto, le ho usate tutte per. C'hai 20 Finito tutto e legno? Ma abbiamo che finito c'ho una anche catarba di legno, ne avevo preso una catarba io. abbiamo finito anche gli stick e la pietra, abbiamo tutto, dobbiamo ricominciare. Comunque, allora, probabilmente useremo i blocchi matti che sono questi qua, che sono il granito, dorite, questi blocchi andesite, questi qua che non sono una beata minchia, e li useremo per fare le pedane interne. Per chi avesse visto la mia serie che ho già iniziato sa come è fatto il mob grinder, e comunque vi lascio sotto nella descrizione il link al video di uno che ho preso ispirazione, che si chiama Surreal Power, che ho preso ispirazione da lì per farlo e funziona veramente bene. Quindi manetta, tiriamo tutto qua, Ci vediamo su. ci vediamo su. Allora, adesso tento un atterraggio di fortuna. Aia, cazzo! Vado a recuperare la roba che hai perso. Oh, dovrei avere tipo una ventina di panini anche. E 20 livelli di esperienza. E due stacche di torce. Ne avevo di roba. Nel frattempo andiamo a uccidere questo zombie. Che cattiveria!
Vieni qua, signor Zon, venga, venga. Venga, le faccio assaggiare un frullato de cactus. Venga, venga. Ah, venga qua, dai, venga. Il cerchio si restringe, il cerchio si restringe. Ma che cattiveria. Guarda, non è Non nemmeno sei bravo. stato invitato. Ok. Ho portato le cose importanti nella vita. No, intanto non serve un cazzo, mi si sono fa mezz'erba. Tientalo tu, non. Ti paro il culo, tu vai a casa. Oh, figlio di puttana! Oh, cazzo vuoi? Oh! Oh! Sti qua piccoli sono infatti una madonna! Cazzo! Senti, ho eliminato il piccolo. Sì! Te ne sei liberato? Sì! Scappa che sei messo di merda. C'è un Cazzo! Enderman? Via. È stronzissimo quello. Sali, prendi tutti i blocchi non ci sono scheletri, prendi due blocchi di qualcosa, salitici sopra prima che arrivi. No! Prendi due blocchi di qualcosa, fregatene di quelli lì, arriva l'Enderman. Sei quasi morto. Che mollo che sei. Oh, io gioco in medium di solito, no? In hard. Abbiamo fatto i 60 giorni in hardcore. In hardcore. Che dopo di ricominciare da zero. Se crepi, sei cagato. Esatto. Allora, pensando. Cazzo è ti sta fottendo? Non stavo guardando, non so. Ascolta, aspetta, vieni, andiamo giù alla cosa dei slime, voglio andare a vedere. Sai dov'è quella slime, vero? Quello che ti avevo fatto vedere prima, ci sono gli slime spesso lì sotto. Boh, andiamo a pigliare gli slime. Ah, riesci ad andare a prendere il cibo? Vaffanculo. Ah! Sono un coglione. Ho tirato dritto! Ok, allora per questo primo episodio è tutto e adesso vediamo quando uscirà il secondo episodio. Come avete visto ci stiamo divertendo parecchio e abbiamo fatto anche parecchie cose. Prossimi episodi vediamo se riusciamo a fare altre farm, faremo delle esplorazioni e quindi continuate a seguirci, lasciate dei commenti. Qua sotto lasciate i commenti, vi lascio i link che vi avevo detto in descrizione. Quindi per questo è tutto, un saluto elettrizzante e bella, ciao!